Buonasera, bentrovati a Terzo Tempo, la trasmissione della Gazzetta Ione che parla di sport di tutta la Riviera Ionica e non solo. Campionati dilettantistici ormai alla conclusione per quanto riguarda la regular season, ovviamente ci sono ancora da giocare l'ultima giornata del campionato di terza categoria e soprattutto gli spareggi sia per quanto riguarda i playoff e i playout. Quest'anno abbiamo avuto delle promozioni, tipo lo Sporting Taormina, lo stesso Sant'Alessio, ne avremo ancora qualcuna sempre delle squadre in Riverione, anzi più di una, se, sicuramente dalla terza categoria tra Fiume di Nisi e Mandanici qualcuna andrà delle due in seconda categoria e sicuramente ci saranno anche gli spareggi per quanto riguarda la prima categoria dove ci ha impegnato anche l'Atletico Taormina. Quindi ancora tutto da giocare per quanto riguarda, purtroppo abbiamo avuto due retrocessioni, il Taormina forse già lo si sapeva dall'inizio del campionato, ma soprattutto quella che brucia la Mediterranea Nizza, che con la squadra tutta completa sicuramente si sarebbe salvata anticipatamente, invece retrocede per il secondo anno consecutivo nella seconda categoria. Ma vediamo un po' i titoli di questa giornata del torneo di eccellenza, promozione, doveva essere vittoria in questo campionato, vittoria è stata per quanto riguarda il Siracusa, anche se una mano d'aiuto è arrivato dall'Igea Virtus che al 97esimo minuto ha realizzato il gol del pareggio contro lo Scordia che già stava per festeggiare la promozione in seconda categoria. Nel campionato di promozione la Ionica non gioca contro l'Asci San Filippo, però ha già da qualche settimana la salvezza in tasca, salvezza anche per il Pistolino, un'altra squadra della nostra zona ionica, mentre per quanto riguarda la vittoria di questo campionato da alcune domeniche lo Sport Taormina in pratica ha sostituito l'altro Taormina nel campionato di eccellenza, gli spareggi il Troina che ha la piazza d'onore e poi Trecastagni invece la Spada Foresta dovranno giocare prima i preliminari di questi playoff per affrontare appunto il Troina. Per quanto riguarda il campionato di prima categoria, Camaro promosso già da alcune settimane, ci sono i playoff tra l'Atletico Messina ed il Messana, poi chi vince delle due dovrà affrontare l'Atletico Taormina che è al secondo posto in classifica. Per quanto riguarda la seconda categoria, Sant'Alessio ancora in festa, ovviamente anche se ha perso sul campo del Giardini, dello Sporting Giardini per 2-1 e si è formata anche la griglia dei playoff, nuovo indipendente Sauga, nuovo indipendente al secondo posto, Sauga a quinto e poi Ghibellina e Piedimonte, questa è la griglia dei playoff per quanto riguarda appunto il campionato di seconda categoria, retrocesso invece il club Inter G di Riposto. Nel torneo di terza categoria un finale infogato a Claudio Palma, come si suol dire, per quanto riguarda appunto sia la prima posizione tra il Mandanice e il Fiume di Nisi e per quanto riguarda anche la griglia dei playoff, anche se la Litterna è attardata e potrebbe rimanere veramente fuori. Nel campionato invece di calcio a 5 della Serie D c'è attesa per il Sao che dovrà affrontare il 26 di aprile la vincente del girone tirrenico che stanno facendo un quadrangolare appunto per gli spareggi finale playoff per accedere al campionato di Serie C2. Per quanto riguarda invece il calcio femminile sempre di Serie D, calcio a 5, il Sao ha battuto il Gaggi per 8-2. Nel settore giovanile scintille della Ionica, ha vinto lo spareggio, il primo spareggio con il Giardino per 3-2 nel campionato regionale allievi, mentre nel campionato giovanissimi sabato prossimo la squadra di Mimmo Moschella affronterà il Magica di Catania per poter accedere alla fase finale. Questi titoli, vediamo gli ospiti di questa sera, iniziamo con Sebastiano Perrone, allenatore della squadra del Savoca. Vediamo la buonasera. Buonasera a tutti. Roberto Frazzica, capitano della squadra della Ionica che ha portato alla salvezza anche con i suoi gol nella fase finale di questo torneo, buonasera. Buonasera. E poi il collega Roberto Prestia per commentare appunto tutti questi campionati dilettantistici ovviamente che sono alla conclusione. Con me come vedete c'è ancora Adela. Buonasera. E Adela diamo appunto il microfono e la linea per quanto riguarda i risultati, iniziamo al campionato di eccellenza. Castelbonese Modica 4-2, Città di Messina Paternò 0-0, Città di Siracusa Catania San Pio 2-0, Giare Calcio Città di Rossolini 5-2, Igea Virtus Barcellona Città di Scordia 1-1, Sporting Via Grande Sporcher Milazzo 4-1, Taormina Acereale 0-3, Riposa Città di Vittoria. Classifica:
Città di Siracusa 62, Città di Scordia 61, Igea Virtus Barcellona 48, Sportscher Milazzo 45, Acireale 44, Castelbonese 43, Sporting Via Grande 41, Catania San Pio 38, Giare Calcio 36, Paternò 34, Città di Messina 30, Modica 28, Città di Vittoria 27, Città di Rossolini 23, Taormina 10. Beh, questo è il risultato della classifica del campionato d'eccellenza. Con gli ospiti possiamo parlare apertamente di questo torneo, visto che ci hanno giocato, e soprattutto con il collega Roberto Prestia possiamo fare un commento su questo campionato d'eccellenza. Come dicevo io nei titoli, promozione doveva essere per il Siracusa, promozione è stata, ma ovviamente con qualche strascico finale. Sì, è stata un'ultima giornata entusiasmante, perché fino al 96esimo lo Scordia aveva praticamente vinto, poi l'Igea Virtus ha pareggiato le sorti del match e quindi il Siracusa automaticamente ha scavalcato il rivale, quindi è stata, diciamo, gli ultimi minuti che hanno deciso un'intera stagione. Il Siracusa sicuramente la squadra a mascare, giocatori importanti nella propria rosa, quindi sicuramente una squadra costruita per vincere, però con più difficoltà del previsto sicuramente. Roberto Frazzi, che ci ha giocato anche in questi campionati, è stata una vittoria forse più che altro della squadra anche della città di Siracusa. Ma sicuramente, io ricordo che 3 anni fa il Siracusa perse i playoff per andare in Serie B, perciò stiamo parlando di una delle blasonate della nostra regione, insieme al Palermo, il Messina e il Catania. Sicuramente, diciamo che ci sono state due sorprese, in quanto il Siracusa non ha vinto il campionato, ha perso un sacco di punti in ultime giornate, non l'ha ammazzato in pratica, l'ha ammazzato inspiegabilmente, non è riuscito a gestire bene i punti di vantaggio. Lo Scordia, con grande merito, ha fatto un campionato secondo me al di sopra di ogni possibile limite, e all'ultimo sul rush finale c'è stato questo episodio un po' particolare che onestamente mi lascia perplesso, però diciamo che il Siracusa, ecco, sul campo ha vinto il campionato, cioè merita loro. E spero che lo Scordia possa andare anch'esso in CND per portare il punto in alto con di più la Sicilia nel campionato dilettantistico nazionale. Sebastiano Perrone, l'Igea Virtus ha tolto a Siracusa vincendo per 2-0, però poi ha dato con il pareggio la vittoria finale. Il calcio è anche questo, risultati scontati non ce ne sono mai, neanche quando sembra tutto deciso. Certo, perdere un campionato al 97esimo non è certo una bella cosa. Lo Scordia, che tra l'altro meritava quanto il Siracusa la vittoria del campionato, se non sbaglio addirittura nel girone di eccellenza non ci saranno neanche playoff, perché lo Scordia ha più di 10 punti di vantaggio, vai proprio, titoli, proprio vai, è playoff nazionale direttamente, per cui entrambe le squadre sicuramente meritavano il campionato. Certo, c'è un grosso rammarico per lo Scordia aver perso così il biglietto per la Serie D. Speriamo che per il calcio siciliano riesca quantomeno a lottare per conquistare il posto in Serie D con le squadre dell'alto girone. Il Siracusa è il giocatore più importante, appunto Mascara ha giocato in Serie A ovviamente con il Catania, con tante altre squadre, Roberto Frazzica, però c'è un giovane che è Pedrullo, che si conosce bene perché è figlio dell'allenatore del Randazzo, ex giocatore anche del Randazzo. Sì, diciamo che è un giovane che si è messo sicuramente in mostra e spero che lui possa calcare che ben palcoscenici più importanti, questo sia un punto di partenza e non di arrivo per questo giovane paziente. Bene, lasciamo il campionato di eccellenza e passiamo al campionato di promozione, ci interessa più da vicino visto che abbiamo il capitano della Ionica, Roberto Frazzi. Vediamo i risultati e la classifica di questo campionato di promozione. Atletico Pedara Torre Grotta 5-3, Città di Randazzo AC Sant'Antonio 3-1, Ionica AC San Filippo 3-0, Pistolina Città San Filippo del Mela 3-4, Promende Forza Calcio Spendaforese 1-5, Real AC Sporting Taormina 0-3, San Gregorio Randazzo 4-2, Troina Tre Castagni 4-0. La classifica: Sporting Taormina 69, Troina 64, Tre Castagni 58, Forza Calcio Spendaforese 51, Promende 48, Torre Grotta 45, Atletico Pedara 43, AC Sant'Antonio 42, Ionica 42, Real AC 39, Pistolina 38, Città di Randazzo 37, San Gregorio 32, Città San Filippo del Mela 24, Randazzo 20, AC San Filippo 10.
Bene, Trecastagni, squadra bonese, va ai playoff, la vincente di questa partita giocherà la finale con il Troina che si è piazzato al secondo posto. Per quanto riguarda invece i playoff, abbiamo Città di Randazzo, San Gregorio, unica partita, retrocede ovviamente una squadra sola, San Filippo del Mela, Randazzo e AC San Filippo invece hanno avuto la retrocessione diretta. Roberto Prestia, un campionato dominato dal Taormina, però c'è stata la sorpresa finale, nelle ultime giornate il Troina ha sorpassato i Trecastagni. Sì, vabbè, era anche prevedibile che il Trecastagni per una crisi societaria da un po' di tempo ha mollato, quindi sicuramente avrebbe vinto comunque lo Sporting Taormina, però è chiaro, ha avuto più vita facile così. Il Troina è arrivato al secondo posto e comunque penso che abbia tutte le carte in regola per avanzare nei playoff. Ottimo campionato dei taorminesi, chiaramente avevano la squadra sulla carta più forte, anche l'anno scorso hanno sfiorato il passaggio in eccellenza, e niente, ottime anche le squadre ioniche, con la Ionica anche il Pistunina è riuscito a salvarsi, quindi nota di merito come al solito per Nello Miano. Niente, qua poi abbiamo il capitano della Ionica, che sicuramente, non perché qui, però ogni anno è sempre decisivo con i suoi gol, anche quest'anno ha avuto un lungo infortunio, io insomma ci sentiamo qualche volta e so quanto lui ci tiene alla squadra e so quanto è stato decisivo per la squadra. Roberto Frazzi, come diceva appunto Roberto Prestia, una partenza a razzo, sparata per 7 giornate, primi in classifica questa Ionica, poi c'è stato un momento quando ci sono stati gli infortuni soprattutto di Prestipino in avanti, altri giocatori che non ingranavano, in pratica una Ionica senza attacco, un periodo buio, poi sei ritornato un po' tu e si sono sistemate le cose. Ma diciamo che quest'anno il nostro avvio di campionato è stato forse strepitoso, direi, perché è andato al di sopra di ogni massima previsione. Purtroppo questo inizio di campionato aveva creato delle aspettative all'interno del nostro gruppo, anche della società e anche della Riviera Ionica. Poi siamo incappati in una partita molto particolare con la Pramende, in cui è successo un episodio diciamo sfavorevole e spiacevole allo stesso tempo, ci è costata la squalifica del campo per 2 giornate e un pareggio del Cambolesco al 90esimo alla Pramende, dove noi eravamo lanciatissimi, che un pochettino secondo me ha segnato un pochettino il destino del nostro campionato. Da lì in poi sono successe un sacco di disavventure, soprattutto nel reparto avanzato, giustamente in promozione quando si gioca senza attaccanti in un certo spessore è difficile incidere nelle partite. Infatti diciamo che la maggior parte del nostro merito è stata un'ottima organizzazione difensiva, dove appunto è prevalsa meno di prendere pochi gol, siamo la quarta difesa del campionato, è tutto un dire, e però purtroppo abbiamo fatto pochi gol in avanti. Abbiamo fatto diciamo i giusti per salvarci, penso che potevamo fare sicuramente meglio, però siamo stati anche penalizzati da queste disavventure. Sicuramente comunque sia stato un campionato positivo in cui alcuni giovani emergenti diciamo hanno messo in evidenza la loro qualità e soprattutto hanno creato le aspettative per un altro anno, secondo me, per poter avere un ruolo più da protagonista nel campionato di promozione. Per quello che concerne il mio discorso personale, penso che purtroppo ho sofferto tantissimo per questo infortunio, sono rimasto sempre vicino alla squadra, soprattutto da esterno, per dare il mio contributo spirituale, diciamo, oltre che fisico. E nel momento opportuno, diciamo, quando la società e la squadra hanno avuto bisogno di me, sono entrato in campo e ho realizzato tre gol, di cui 2 molto importanti, che hanno pesato poi in termini di classifica. Però, diciamo, io penso che la squadra si è salvata largamente, con la massima tranquillità, anche se abbiamo attraversato un periodo lungo dove abbiamo avuto diverse sconfitte di fila che giustamente hanno guastato i palati fini che ci eravamo fatti nell'inizio di campionato. Roberto, il tecnico Enzo Pirrone ci tiene a sottolineare che la vostra è stata la quarta difesa del campionato, dietro i cosiddetti gli squadroni, ma soprattutto in questa difesa, aggiungo io, c'è stato un certo San Filippo che non solo ha difeso abbastanza bene, ma ha realizzato, come vedete, dei gol importanti. Io penso che San Filippo onestamente sia sprecato in queste categorie, potrebbe fare benissimo, in base alla mia esperienza, l'eccellenza se non la quarta serie, anche perché l'ho potuto conoscere da vicino, un ragazzo meticoloso negli allenamenti, nell'alimentazione, nel comportamento, il campo e fuori, un ragazzo veramente strepitoso, e che in alcune partite secondo me insieme a Max Erasimenko o a Carmelo Todaro e a volte anche con Bartolilla ha formato diciamo una coppia difensiva davvero impenetrabile, e questo sicuramente è stata brava la società
ad acquistarlo in estate, perché secondo me è stato il nostro fiore all'occhiello insieme a qualche altro elemento. Sebastiano, tu hai conquistato una salvezza con lo Sport Insieme e poi hai fatto anche delle promozioni con altre squadre. Secondo te di che spessore è stato questo campionato di promozione? Ionica nono posto, malgrado la partenza che aveva fatto Vesperare, come diceva Roberto all'inizio. Sì, la partenza è stata strepitosa della Ionica. Purtroppo, mi ha detto Roberto, quella partita col Promende che tra l'altro ho visto ha segnato secondo me l'andamento del campionato, perché da quel momento due giornali di squalifica significa aver giocato quattro partite consecutive fuori casa, in poche parole, tra cui, se non sbaglio Roberto, avete giocato anche contro il Taormina, sì, fuori casa in quella fase, per cui ha segnato il destino della Ionica, ma ha lanciato invece la Promende, che poi sì, si inserita abbastanza bene in campionato. Comunque squadre come Promende e il Troina, che ho visto a Santa Teresa, obiettivamente hanno dimostrato di avere un'organizzazione di gioco molto, molto importante. Il Troina, specialmente quando ho giocato qua a Santa Teresa, l'ho visto e mi ha impressionato, anche se in quella partita probabilmente erano leggermente spuntati, credo avessero qualche assenza avanti, però a livello organizzativo di difesa e centrocampo hanno dimostrato, e poi sul campo la classifica appunto ha dimostrato quello che meritavano. La Ionica ha fatto secondo me un ottimo campionato, senza qualche infortunio in più e senza questo incidente con la Promende probabilmente avrebbe lottato fino all'ultima giornata per conquistare i playoff. Roberto è stato determinante secondo me nella fase della stagione in cui qualche sconfitta aveva trascinato la Ionica in una situazione quasi di play-out. Quelle vittorie, grazie ai gol di Roberto, sono state determinanti ai fini della classifica e della salvezza comunque meritata della squadra di Santa Teresa. Bene, lasciamo il campionato di promozione e parliamo di prima categoria, vediamo i risultati della classifica. Atletico Taormina, Gescal 3-2, Mediterranea Nizza, Desporgaggi 1-1, Messana Giardini Naxos 4-0, Orsa Camaro 3-3, Pompei Atletico Messina 2-3, Real Rometa 1-2, Ventico Robur 1-3. La classifica: Camaro 59, Atletico Taormina, Atletico Messina 53, Messana 45, Giardini 39, Robur, Orsa e Pompei 34, Gescal 33, Desporgaggi 33, Ventico 27, Real Rometa 23, Mediterranea Nizza 20. Roberto Prestia, tu che hai seguito la Mediterranea Nizza, una retrocessione che brucia ovviamente a due anni di distanza dall'altra. Certo, brucia parecchio, perché a inizio anno credo che la Mediterranea Nizza aveva una rosa competitiva, perché aveva in squadra De Salvo, Gregorio, Romeo, insomma in difesa Tomasello, Riposo, cioè voglio dire una squadra per la prima categoria veramente importante. Poi alla lunga non so cosa sia successo, i risultati non arrivavano, ma comunque penso che il problema principale sia stato un po' la squalifica dei vari De Salvo e Gregorio, la partenza di Romeo, Tomasello anche per motivi di lavoro non è dovuto andare via, quindi diciamo Crementi non c'era più rispetto agli anni passati, quindi diciamo tutte queste assenze, la mancanza di un forte attaccante, perché la Nizza ha avuto l'attacco peggiore del campionato con 20 gol all'attivo insieme al Ramet, quindi il peggior attacco del campionato, quindi la mancanza di un attaccante centrale, tutte queste assenze, le varie squalifiche, infortuni eccetera, hanno determinato questo andamento decisamente negativo, soprattutto in casa, perché poi negli anni passati il Nizza in casa è stata sempre una squadra temibile, forte, invece quest'anno non è stato così. Anche pur vincendo con le Gaggi non ci sarebbe stato nulla da fare, perché il Real Rometa ha vinto nel derby contro il Ramet, e quindi un vero peccato, perché diciamo c'erano tutti i presupposti all'inizio anno per fare bene, adesso si dovrà ripartire dalla seconda categoria. Secondo te il Ramet e il Real Rometa è... No, beh, chiaro che no, il Ramet era già retrocesso, non è andato a fare la guerra a una squadra del proprio paese, almeno credo sia andata così, o magari voglio dire il Real Rometa vinceva comunque, però diciamo voglio dire il Nizza ha perso prima la prima categoria, non di certo in quest'ultima giornata, ecco, era prevedibile che il Real Rometa vinceva l'ultima partita in casa nel derby, era chiaro questo, il Nizza ha perso la categoria non vincendo mai in casa, ha avuto un andamento decisamente negativo in casa. La Riviera Ionica in questo campionato non ha una squadra che ha fatto il salto di categoria, perché in promozione ci è andato il Camaro, però c'è in corsa anche l'Atletico Taormina. Sebastiano Perroni. L'Atletico Taormina sicuramente
è un'ottima squadra. Si è giocato il campionato fino a un certo punto della stagione, sembrava quasi che potesse impensierire il Camaro, poi qualche risultato non positivo hanno permesso al Camaro di prendere il largo. Comunque aver raggiunto il secondo posto e quindi avere la possibilità di giocare in casa gli spareggi playoff sono un grosso vantaggio, specialmente per una squadra che gioca in casa in un campo in sintetico come quello di Taormina, per cui sarà dura per le squadre che andranno a giocare là. Quindi credo che l'Atletico Taormina è sicuramente favorita per il salto di categoria. Roberto Frazzi, questi 10 punti hanno fatto un po' dei miracoli, nel senso che escludono delle squadre per poter partecipare alla griglia dei playoff. Succede anche nel campionato di prima categoria, dove si dovranno affrontare Atletico Messina contro la Messana, e poi la vincente dovrà affrontare appunto il Taormina, Atletico Taormina, che ha avuto la piazza d'onore. Ma intanto io non riesco a capire come questo regolamento è inspiegabile, perché questa regola dei 10 punti, cioè, in pratica per quanto riguarda i playoff manda le squadre dilettanti in finale, per quanto riguarda i playout in questo caso in Nizza non ci sono, in questo caso essendo solamente da 2 punti dal Rometta, non si capisce come sia possibile questa regola. Comunque tanto volevo dire che mi dispiace tantissimo a Nizza, perché ci ho giocato 5 anni, abbiamo veramente sperato la promozione almeno 3 volte perdendo 3 finalissime playoff. Per quanto riguarda la Vetta, io penso che onestamente l'ho visto giocare 2 volte, ho visto un'ottima squadra, il Atletico Taormina ha un'ottima coppia d'attacco con Famà e Patanè, che sono attaccanti di categoria superiore. Io credo, anche se giustamente tutte le partite vanno giocate, che il Taormina sia veramente candidata non solo per lo spareggio del girone, ma anche quello con l'altro girone, una sera candidata per stare in promozione. Secondo te alla fine ci sarà questo matrimonio tra lo Sporting Taormina e l'Atletico Taormina? Ma da quello che si capisce con lo Sport Presidente Scimone pare proprio di sì, anche se a quello che mi risulta c'è un'altra cordata che si è interessata comunque sia all'Atletico Taormina in promozione, e Scimone passi invece allo Sporting Taormina in eccellenza. Penso che il prossimo anno ci potrebbero essere 2 squadre in promozione, Atletico Taormina e Taormina. Sicuramente, però diciamo, io per queste cose così in una cittadina piccola come Taormina non sono tanto per la quale, ecco, nel senso che io non vedo troppo di spendere di energie, poi ognuno con le proprie, diciamo, soldi, con i propri investimenti fa quello che vuole. Io penso che Taormina sia una piazza molto importante a livello mondiale, ovviamente per il turismo, e penso potrebbe fare benissimo la quarta serie sia per la struttura sportiva. Da tempo, non da ora. Sicuramente, infatti io non capisco come mai i tarminesi, posto farsi la guerra calcistica fra di loro, non abbiano mai unito queste forze per fare veramente un campionato importante, visto il bacino d'utenza e soprattutto anche gli introiti legati al turismo che hanno, che li possa permettere di calcare palcoscenici importanti. Basta vedere anche il campionato di Serie C, dove c'è il Messina, ci sono delle cittadine, Aversa Normanna, Ischia, dico cittadine benissimo che non hanno nulla da invitare a Taormina. Purtroppo questa cosa non ha fatto mai riflettere né la politica e né i commercianti e né i presidenti di Taormina. Spero che in futuro possano unire le loro forze per andare ben oltre queste categorie dilettantistiche. Bene, passiamo al campionato di seconda categoria, vediamo i risultati della classifica. Agostiniana Ghibellina 0-1, Antilese Ledoiani 5-0, Nova Indipendente Akron Savoca 2-1, Piedimonte Etneo Sparagona 5-4, Sporting Club Giardini Sant'Alessio 2-1, Riposa Club Inter. La classifica: Sant'Alessio 44, Nova Indipendente 42, Ghibellina 40, Piedimonte Etneo 38, Akron Savoca 33, Ledoiani 26, Sporting Club Giardini 25, Sparagona 23, Agostiniana 21, Antilese 19, Club Inter 2. Roberto Prestia, dopo il Sant'Alessio ci potrebbe essere un'altra promozione della nostra Riviera Ionica, Nuova Indipendente Savoca, Ghibellina Piedimonte, questa è la griglia dei playoff, intanto è retrocesso il club Inter di Riposto, che è in pratica l'ultima squadra di questo girone che non ha vinto nessuna partita, ne ha pareggiato soltanto 2. Per quanto riguarda invece lo stato di salute di queste squadre, che tu le hai seguito da vicino, di quelli che sono arrivati nella griglia dei playoff,
Beh, diciamo che sono dei playoff incerti, chiaramente ci auguriamo che una squadra ionica, una andrà sicuramente in finale perché una semifinale sarà tra Indipendente e Sav, e speriamo che anche comunque chi vincerà delle due squadre potrà accedere in prima categoria. Da tifosi della squadra della Riviera Ionica ce lo auguriamo tutti. Diciamo che sono playoff incerti, chiaramente l'Indipendente gioca in casa e quindi è favorita, è normale che sia così, però insomma il match sono tutti difficili. Io ho assistito domenica alla partita contro il Savoca, diciamo, non sarà sicuramente in quel modo la gara playoff, ecco, perché al Savoca mancavano veramente molti elementi. Il Furci ha vinto e ha mantenuto la seconda posizione, però chiaramente la gara di playoff prevedo sarà completamente diversa, anche perché il Savoca è una squadra che mi piace molto a livello tattico, ben schierata in campo, quindi ecco, non vedo l'ora anche di vederla questa partita. Invece la gara tra Ghibellina e Piedimonte è anche chiaramente decisamente incerta, sono due squadre che giocano bene. Il Ghibellina è una squadra che gioca anche bene, palla a terra, secondo me manca anche se la Valle, diciamo, è un forte centravanti, manca una spalla, manca una spalla a lui in attacco, e anche il Piedimonte non vedo che non ha un attaccante forte. Ci sono due squadre ottime in difesa, discreta organizzazione di gioco, ma a entrambe manca un attaccante in grado di fare la differenza. Per questo dico anche l'Indipendente è una squadra leggermente favorita, non soltanto perché gioca in casa, ma anche perché ha degli attaccanti forti e possono risolvere la partita in qualsiasi situazione. Sono curioso di vedere il Savoca con Dario Cannata, perché ha giocato pochissime partite. Per me è un attaccante di categoria superiore, fortissimo. Quelle poche partite che ha giocato, adesso ci dirà anche mister Perrone, ha fatto la differenza. Chiaramente con lui in avanti è tutta un'altra storia, dipende se Cannata gioca o no, questo secondo me farà anche tanto. Roberto Frazzi, a Dario Cannata il tuo erede. Io lo chiamo Cucciolo perché, diciamo, è il mio figlioccio spirituale, ci ho giocato diversi anni. Io mi ricordo che esordì in promozione a Fiume Freddo, era allievo ancora, con un eurocollo pazzesco. Io dico sempre che nemmeno lui sa quanto è forte, purtroppo i suoi limiti ci sono più nella testa che nelle gambe. Io spero che con la maturità mentale che fisiologica che ognuno di noi, lui possa acquisire più, diciamo, caparbietà, perché il suo problema è, torno a dire, è nella perseveranza, negli allenamenti, nel concentrarsi su quello che fa a fare, perché ha potenzialità enormi. Difatti si vedono che a volte fa gol pazzeschi e poi ha momenti di amnesia, nel senso che scompare oppure si allena poco per vari infortuni. Io penso che comunque sia il Savoca paga l'infortunio di Briguglio, perché di Emanuele Briguglio, secondo me è un elemento di esperienza nella zona di pareggio del campo, ha pesato parecchio. Però secondo me questi playoff saranno molto ma molto ma molto incerti, non tanto il Ghibellina, perché secondo me il Ghibellina andrà sicuramente in finale, ma io tra Furci e Savoca vedo una partita molto scoppiettante, come ha detto Roberto prima, dagli attacchi molto prolifici, e perciò la vedo molto incerta. Da un lato ci sono l'amico qua Sebastiano, che abbiamo giocato molti anni insieme, dall'altra parte Furci, che ho giocato tantissimi anni vincendo dei campionati. Di conseguenza mi auguro solamente che vinca il migliore, che sia soprattutto una partita sportiva ed entra, finisca lì nell'ambito sportivo senza alcun tipo di strascico, ma sarà sicuramente così. Per il resto faccio un bocca al lupo, merito al Sant'Alessio, faccio complimenti a tutta la società e anche a alcuni giocatori che hanno giocato con me negli anni passati, che hanno meritato di vincere questo campionato. Abbiamo un'altra squadra in prima categoria il prossimo anno, appunto. Retrocede la Mediterranea Nizza, è stata subito sostituita. Sebastiano Perrone, tanti complimenti, però questo stato di salute della tua squadra rispetto a qualche settimana addietro com'è? Ma noi una volta raggiunti i playoff stiamo facendo un lavoro per prepararci proprio a quella che sarà la partita della stagione, che vale una stagione, quindi a Furci contro la nuova Indipendente. Quindi da qualche settimana magari stiamo facendo anche un discorso anche atletico per prepararci per quello che sarà questa partita. Quindi tra infortuni, tra giocatori diffidati, abbiamo affrontato le ultime partite con, diciamo, molto rimaneggiati,
per cui anche perché ormai la nostra, dopo la sconfitta purtroppo con l'Agostiniana, che ci ha segnato un attimino quello che poteva essere il nostro finale di campionato, perché noi se avessimo fatto risultato con l'Agostiniana la partita a Furci ci saremmo giocati il secondo posto a quel punto. Una volta perso contro l'Agostiniana ormai potevamo arrivare soltanto quinti, per cui nelle ultime partite nell'ultima settimana ci siamo dedicati a quello che dovrà essere la preparazione per la gara playoff. Come diceva Roberto, l'assenza di Lele Briguglio ha un peso in questo. Ma l'assenza di Lele Briguglio è fondamentale, ma non, anche perché noi non abbiamo perso solo Lele Briguglio, abbiamo perso Lele Briguglio per infortunio, abbiamo perso Carmelo Casablanca che era il sostituto naturale che ha fatto un grandissimo campionato, anche lui per infortunio, Cannata che è stato acquistato per rinforzare quello che era il nostro reparto offensivo, dove comunque devo dire che Antonio Spadaro e Peppe Mangio hanno fatto benissimo in tutto il campionato, però con la partenza di Mastroianni avevamo la necessità di avere comunque un altro attaccante. C'è stata la disponibilità di Dario, che ha dato la sua disponibilità per poter giocare per la squadra che poi il Savo è la squadra del suo paese, quindi si è messo in gioco da questo punto di vista, però purtroppo Dario ha giocato pochissime partite, se non erro 4 partite in tutto il campionato. Abbiamo l'infortunio di Alessandro Impellizzeri, che è uno dei giocatori secondo me più prospettiva nella Rivera Ionia, è un ragazzo molto bravo tecnicamente, molto veloce, tira bene i calci piazzati, e anche lui lo abbiamo perso, ha fatto se no 7 partite, se non ricordo, 7-8, per cui gli infortuni diciamo non ci hanno molto, molto agevolato. Li abbiamo nascosti grazie a una rosa ampia a livello numerico, però è ovvio che quando perdi qualitativamente giocatori così importanti nelle partite fondamentali magari si sentono, ecco. Avete lanciato però diversi giovani. Sì, noi abbiamo cercato di dare la precedenza a quelli che sono i ragazzi cresciuti anche dal vivaio. Domenica è esordito un 98 Famulari, abbiamo giocato quasi tutte le partite con 97 come Santoro, Egizio Santoro, abbiamo i 96 come Crisafulli, Di Bella, che hanno fatto molto bene, per cui da questo punto di vista secondo me non dimentichiamo Golfo. C'è Gaetano Golfo, che è arrivato a dicembre e piano piano è riuscito a conquistarsi anche lui un posto importante, però la nostra è una squadra giovane, togliendo Tino Celisi, diciamo il giocatore di più esperienza che abbiamo in questo momento in rosa, Mangio e Garufi, tutti gli altri sono tutti 90, la maggior parte sono tutti classe 90 in poi, per cui è una squadra molto giovane e classe 90 che non ha la prima esperienza in seconda categoria tra l'altro, quindi non dobbiamo dimenticare che noi siamo una neopromossa, siamo andati a finire in un girone bellissimo perché è pieno di derby, 8 squadre vicine più Piedimonte, Ghibellina e Interge, che erano 3 squadre che alla vigilia comunque erano date come squadre importanti. L'Interge è retrocessa, quindi non so cosa sia successo all'interno della società, ma l'anno scorso nel girone di Catanese avevano fatto i playoff. Piedimonte e Ghibellina erano due corazzate che si sono presentate all'inizio del campionato per poterla vincere. Le altre squadre, togliendo noi e l'Agostiniana, sono tutte squadre della Rivera Ionica che ogni anno hanno fatto il campionato per giocarsi i playoff, quindi da questo punto di vista non era un campionato facile, per cui per noi aver raggiunto al primo anno con tutte le difficoltà che abbiamo avuto i playoff, diciamo anche tra virgolette in quello che poteva essere la nostra misura era quella magari contro un'altra squadra come l'Agostiniana, con cui venivamo dalla terza categoria, abbiamo fatto bene, ce la siamo giocata con tutti, e quindi credo che alla fine la società, tutto un ambiente savocese deve essere contento per questo risultato. Roberto Presidente, parliamo delle altre squadre che non sono nella griglia dei playoff, le due anni, Sparagonà, come l'hai visto? Queste squadre, insomma, si aspettava che fosse qualcosa di più. Sì, le due anni inizio campionato era nelle prime posizioni, poi via via ha perso punti anche in casa soprattutto, quindi comunque sono squadre che adesso devono rifondare tutto per il prossimo anno, hanno una base, parlo specialmente dello Sparagonà, comunque ha molti giocatori locali, mister Famulari so che già sta insomma cercando di allestire una rosa competitiva per il prossimo anno, perché diciamo hanno sempre l'intenzione di arrivare nei playoff, però non ci sono riusciti fino adesso.
Quindi sto cercando di fare la rosa prima possibile per poter cercare comunque di prossimo anno di essere nelle prime posizioni, comunque ai vertici, facendo anche conto che Sant'Alessio è andata in prima categoria, un'altra squadra di quelle quattro andrà anche in prima categoria e quindi ci saranno insomma squadre in meno da poter, squadre meno competitive da poter affrontare. Le tue anni ai Giardini forse ti aspettava molto, molto di più? Sì, soprattutto dal Giardini, perché comunque io penso che il Giardini aveva una rosa importante, Nassi, Corica, Cortese, insomma, delle ottime aspettative ad inizio anno, così non è stato, d'altronde qualcuno doveva restare fuori, diciamo anche che Nassi è partito, è stato fuori parecchio tempo, hanno avuto anche degli infortuni, però diciamo, è andata così per loro e anche loro, diciamo, ormai non resta che fare altro che programmare la prossima stagione. Le due anni invece si inceppavano. Le due anni all'inizio è partito benissimo, perché le prime partite era in testa, poi era comunque sì, era una delle squadre di testa, poi ha perso a Furci 1-0 e ha perso col Piedimonte 1-0 in casa, quindi la terza e la quarta partita di campionato ha perso due partite, già lì hanno iniziato a perdere dei punti importanti contro delle dirette concorrenti per entrare nei playoff e via via, diciamo, poi hanno perso anche col Sant'Alessio 1-0 al 90esimo e quindi hanno perso queste tre gare di fila dopo che avevano collezionato due vittorie nelle prime due partite di campionato e lì diciamo sono stati un po' ridimensionati, però comunque Alessio Camardo ha fatto un buonissimo lavoro e potrà ripartire da una buona base il prossimo anno. Bene, passiamo al campionato di terza categoria, vediamo i risultati e la classifica. Mandanici Stella San Leone 3-0, Francavilla Ali Terme 3-1, Gruppo Sportivo Villa del Foco Lanza 3-3, Itala Limina 3-1, Fiumedinisi Graniti 1-0, Città di Roccalumera Antilo 4-1. La classifica, Mandanici 45, Fiumedinisi 43, Francavilla 39, Limina 37, Sportivo Culturale Itala 37, Ali Terme 34, Città di Roccalumera 33, Stella San Leone 32, Graniti 29, Gruppo Sportivo 20, Lanza 6, Antilo Valdagro 1. Sebastiano Perrone, c'è un Saoga dello scorso anno in questo torneo? Mandanici e Fiumedinisi, come l'hai visto? Ma sicuramente, diciamo che non c'è il SIAC in questo torneo dello scorso anno. Lo scorso anno il SIAC ha fatto un campionato eccezionale, dominandolo comunque dalla prima all'ultima giornata. Quindi quest'anno invece è mancata la squadra ammazza campionato e per lunghi tratti, in 4-5 punti c'erano 8 squadre che si potevano tranquillamente giocare il primo posto. Nelle ultime giornate un attimino la classifica si è sfilacciata e adesso credo che il Mandanici abbia, soltanto il Mandanici a questo punto può perdere il campionato. Ecco, nell'ultima giornata si giocherà contro la Lil Terme che sicuramente giocherà una partita importante, giocandosi le ultime chance che hanno per conquistarsi i playoff, però credo che alla fine in queste partite l'aspetto mentale è quello più importante, quindi una squadra che vincendo vince il campionato contro una squadra che comunque anche vincendo credo al 90% non raggiungerà i playoff, credo che alla fine questo farà la differenza. Roberto Frazzi, che partita sarà secondo te questa Ali Terme Mandanici? Tu che conosci i protagonisti da vicino. Io penso che in queste partite deve prevalga le motivazioni. Le motivazioni di Mandanici, che penso che possa raggiungere un traguardo storico per loro, che non hanno mai fatto la seconda categoria. Io credo che alla fine il Mandanici da spunti, anche se devo dire la verità. Forse il meglio sarebbe un pareggio, per lo spareggio, perché in effetti hanno fatto un campionato strepitoso entrambi, forse non se l'aspettavano nemmeno loro, però diciamo che c'è questo, perché è stato un campionato particolarissimo in cui queste classifiche stravolte fino all'ultimo in pochissimi punti. Onestamente io credo che il Mandanici, se vince il campionato bene nei playoff, potrebbe subire un contraccolpo psicologico, un pochettino avendo il campionato in tasca fino all'ultimo, se dovesse svanire all'ultimo secondo del campionato, diciamo, potrebbe avere un contraccolpo psicologico. Per quanto riguarda i playoff, io credo che comunque sia il fattore campo in queste categorie faccia la differenza. Sono di squadre abbastanza agguerrite come Francavilla, che il fattore campo ne fanno il loro forte. Però io credo che forse alla fine sia giusto restare con entrambi, sia il Mandanici che il Fiumedinisi. E io penso che poi alla fine c'è una legge divina, che se loro sono stati in alto alla classifica per tutto il campionato, alla fine possono prevalere sia una durante la regular season e una attraverso i playoff.
Roberto Prestia, come diceva appunto Roberto Frazzica, però Francavilla, Itala e Limina sono dei brutti clienti. Eh sì, sicuramente, anche qui il campionato è stato avvincente, equilibrato. Alla fine Mandanice e Fiumedinisi hanno avuto un distacco con le altre, quindi chiaramente anche in questo caso i playoff saranno delle, poi nella partita secca può accadere di tutto. Certo, Mandanice per quanto riguarda la vittoria del campionato è favorita perché manca una partita, ha due punti di vantaggio. La Litterme anche in caso di vittoria, come diceva mister Perrone, ecco, probabilmente non entrerà nei playoff, quindi chiaramente sono favoriti i ragazzi di Cacciola, però comunque saranno anche qui belli da vedere i playoff. Ancora non è stata stabilita la griglia perché anche è quasi prevedibile, però diciamo non è stata stabilita la griglia anche perché che è importante per il fattore campo, diceva Roberto perché, soprattutto tra la terza e la quarta, perché il Fiumedisi comunque o Mandanice o Fiumedisi qualcuno arriva alla seconda, anche se è bello e suggestivo come diceva Roberto, qualora ci fosse uno spareggio forse sarebbe anche l'epilogo più giusto per questo campionato, visto che anche il Fiumedisi secondo me merita la promozione per come ha giocato, per il rendimento che ha avuto. Bene, siamo alla conclusione, parliamo un attimo dei campionati di calcio a 5. Come dicevamo, si sono conclusi, soprattutto quello maschile, ha vinto il Niche Giardini già da qualche settimana. Invece il Sao che aspetta di fare lo spareggio finale il 26 di aprile contro la vincente del girone tirrenico. Per quanto riguarda invece la Serie D femminile, ancora non si è conclusa, il Sao che continua a vincere, potrebbe entrare anche nei playoff, ha vinto 8-2 contro il Gagger e derby ionico. Per quanto riguarda la classifica dei cannonieri, qui si segna parecchio, Roberto Frazzica, 97 gol ha segnato Pugliese del Niche Giardini, poi Cifalà che era il cannoniere nella parte iniziale di questo torneo ha realizzato ben 67 reti e poi c'è Mazzeo del Sauga con 58 gol, quindi parecchi sono stati i gol, ma soprattutto partite anche spettacolari, soprattutto quelle fra Niche Giardini e Team Scaletta, che è una buona squadra, che è uno, il vice cannoniere appunto del campionato. Settore giovanile, diamo la parola a Roberto Frazzia perché tu segui da vicino anche questo settore giovanile, grosse soddisfazione dopo la salvezza della promozione da parte sia del campionato allievi sia del campionato giovanissimo. Sì, diciamo che ora tutte le attenzioni sia societarie, diciamo anche componenti dei noi giocatori sono rivolte a questi playoff dei ragazzi che hanno veramente fatto un'annata strepitosa, in particolar modo i giovanisti di mister Moschella, e hanno fatto bene anche gli allievi di mister Giacomo Parisi. Io vorrei qua pubblicamente ringraziare per tutto il lavoro e i sacrifici che ha fatto il nostro coordinatore settore giovanile, che è Mazzeo Gugliotta, che è coadiuvato sia dai suoi figli. Diciamo che la società ha diversi anni che lavora su questo progetto, in quanto secondo me purtroppo nella strada della Riviera Ionica, soprattutto per le mancanze in primis di infrastrutture, i settori giovanili sono sempre lasciati stare un pochettino, ecco, un discorso a parte. Invece la Ionica e anche altre società, perché io faccio anche scuola calcio, so benissimo anche a Savoca c'è un'ottima scuola calcio del mio amico Rovide Moschella. Diciamo, si sta cambiando questo trend di puntare un pochettino sui giovani, perché secondo me è vero che c'è poco, però se quel poco che c'è non lo facciamo lavorare come dovrebbe, giustamente non ci sarà il ricambio generazionale, non è che io o altri miei coetanei potremo giocare in eterno. Dunque io vedo soprattutto nella Ionica, ho visto diversi ragazzi che hanno già esordito in prima squadra, che possono avere un avvenire, e questi playoff io gli dico anche ai ragazzi possono essere una vetrina importante per chi sa, se potete spiccare il volo come ha fatto Maimone nella Regina o in altre squadre, perché il materiale umano è poco, però quello che c'è, diciamo, è abbastanza buono. Ci faccio in bocca al lupo ai ragazzi per questi finali playoff e spero che possano andare più avanti possibile. Intanto la Ionica allievi nei preliminari ha battuto i Giardini Naxos per 3-2 con gol di Garufi, Smiroldo e Marchiafava, che ha realizzato il gol decisivo, quello del 3-2 sul calcio di rigore tirato alla Dotti, ha fatto venire i brividi a tutto il pubblico, i tifosi e anche i suoi compagni. E però ha realizzato questo calcio di rigore decisivo proprio alla fine dell'incontro. Mentre per quanto riguarda le finali giovanissimi, la Ionica allenata da Mimmo Moschella è attesa dalla partita in casa al Comunale qui di Bulo sabato prossimo alle ore 17:30, dovrà affrontare un'altra volta la Magica, che era nello stesso girone in cui ha giocato la Ionica e un paio di settimane addietro l'ha battuto con un gol del suo bomber Miuccio.
Questo è tutto per quanto riguarda questo terzo tempo di questa settimana. Ringraziamo Sebastiano Perone, allenatore della squadra del Sauga, che dovrà affrontare i playoff. Cui diamo ovviamente un bocca al lupo come tutte le altre squadre. Crepi il lupo e buona serata a tutti. Una buona sera ancora e un ringraziamento anche per Roberto Frazzica per questa salvezza raggiunta e per il lavoro che stanno svolgendo nel settore giovanile della Ionica. Grazie, buonasera, grazie per l'invito. Una buonasera al collega Roberto Prestia. Buonasera a tutti. E una buonasera da parte mia e di Adela a tutti voi che ci seguite da casa e ovviamente l'appuntamento alla prossima settimana. Buonasera.